protagonista, eccolo qui, è lui, si chiama Lorenzo Cantaluppi, è un giovane ragazzo comasco, possiamo dire anche l'età, Lorenzo? Sì, 22. 22. Come ti è venuta l'idea, un po' Simona ce l'ha già spiegato, di utilizzare i cappucci e fare questi bellissimi quadri che hai realizzato? Allora, io lavorando come amministrativo appunto all'hub di Durate Caccivio, ogni giorno ero a contatto appunto con e vedevi i cappucci, migliaia di tappi. Dei, appunto degli aghi delle vaccinazioni, che sono questi qua, esatto, qua. Ogni giorno appunto venivano buttati, venivano riciclati, plastica. E quindi un giorno ero lì con il dottore, mi ha appoggiato un tappino sulla scrivania e allora ho detto proviamo a raccoglierne un po'. Ma poi, anche colorati poi, sì, giusto? Sì, esatto. Lorenzo. Allora, vieni qua, facciamo, dimmi, spiegami. Un'opera. Qua ci sono, esatto, altre opere. Sì, che esatto. Tu hai fatto. Allora, un'opera l'ho voluto lasciarli trasparenti, come i tappini sono. Che sono questi, giusto? Ecco, esatto. Quelli originali sono così. Sì, ah, esatto. Lorenzo, ok, perfetto. Vedete, questi sono quelli originali. E poi li hai adattati. Oltre alla raccolta, diciamo, c'è anche la divisione. Perché, come si può vedere, appunto la texture dei diversi tappini cambia. Dipende anche dalla marca dei tappini. Ah, è vero. Quindi hai fatto... Ah, pazzesco. Quanto ci hai messo, scusami, a realizzare questo bellissimo progetto che si chiama Pop Pandemic Art ed è qui a Lurate Caccivio in biblioteca? Esatto. Il tempo no, non lo so. Però comunque io ed Elisa ci lavoriamo ormai da tre mesi. Ormai arriviamo al quarto, appunto, alla fine di aprile, ormai è quarto mese. Ho riuscito a fare per fedelmente anche il logo di Facebook, sì, e quello di e Twitter, questo, appunto, e quello di WhatsApp. E questo che cos'è, scusa? Snapchat. Ah, Snapchat, sì, così, giusto, perfetto. Bravissimo. YouTube e Instagram. YouTube, questo, e Instagram. Bravissimo, Lorenzo, bravo, complimenti, veramente. Ah, sì, abbiamo diviso appunto la mostra in tre diverse categorie, diciamo così. Sono appunto i social. Questo è TikTok. Esatto. Mi stavo dimenticando, questo è TikTok. Esatto. Sì, sì. I social, poi ci sono una parte di videogame dove abbiamo... Vabbè, è vero. Appunto con Super Mario, che abbiamo... Ci siamo riferiti anche al nostro Super Mario Draghi. E poi appunto le icone pop, un riferimento comunque alla guerra in Ucraina, non poteva mancare. Giusto. E poi comunque i primi che sono i marchi dei diversi brand. Allora, io ti facciamo ancora i complimenti, lo rimarchiamo ancora una volta, fino al 30 di aprile qui a Lurate in biblioteca si può entrare senza problemi, entrate, certo, e vedete la mostra di Lorenzo. Bravo Lorenzo comunque per la sensibilità a 22 anni, ok? Eri tutti i giorni lì al lab, hai visto migliaia e migliaia di vaccini, ma devo dire che hai saputo, come diceva Elisa, trasformare tutto questo in un messaggio importante. Ne sei felice, orgoglioso? Certo, sono molto orgoglioso e sono contento anche di questa mostra che comunque è frutto del lavoro che ci abbiamo messo dietro, che abbiamo fatto. Complimenti Lorenzo, grazie, bravo mille. Davvero. Grazie mille.